Fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti nel nuovo pronostico FIFA 18 Hellas Verona Juventus. Chiude di fatto il girone di andata della Juventus e io quoto in pieno le parole di Mister Allegri in conferenza stampa, il quale ha detto vincere a Verona per non vanificare quanto di buono abbiamo fatto in questo mese, ovviamente le vittorie con Napoli e Roma, il pareggio con l'Inter. Altro non mi resta da dirvi se non fino alla fine vamos Juve e buon divertimento. Fratelli e sorelle, quindi bentornati, bentrovati, benvenuti allo stadio Marcantonio Bentegodi, Hellas Verona Juventus, 19ª giornata Serie A Team, l'ultimo turno, ecco la classifica. Prima del giro di boa, l'ultima partita del girone di andata, l'ultima partita dell'Annus Domini 2017, il contrattempo di Pjanic a creare qualche scompiglio, qualche preoccupazione. Andiamo. Allegri, conferenza stampa, ha detto forse si torna al centrocampo a due. Io ho scelto l'equilibrio e quindi ho scelto in porta Szczęsny, difesa con Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex, Sandro. A centrocampo Khedira, Marchisio, Matuidi, Dybala e Mandzukic, dentro il Pipa Higuaín. Vincere, 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 vincere a Verona, perché non bisognerà perdere contatto col Napoli. Vedremo se stasera il Napoli si laureerà campione d'inverno. Vincere a Verona, come ha detto sempre Mister Allegri, per non vanificare quanto di buono è stato fatto in questo mese, nel mese di fuoco, nel mese di dicembre. Come detto in apertura video, le vittorie con il Napoli e la Roma, il pareggio con l'Inter all'Allianz Stadium. Ecco la formazione iniziale della Juventus che io ho scelto per questa partita. Vedremo, vedremo se invece Allegri tornerà al centrocampo a due, inserendo ovviamente Douglas Costa nel quartetto offensivo. Anche perché bisogna valutare le condizioni di Matuidi e andiamo quindi a giocarci questo nuovo pronostico FIFA 18. Benatia, il tocco verso Lich. Lichtsteiner che serve il principino Marchisio, vedremo se Marchisio domani sarà della partita. Di fatto è in ballottaggio con Bentancur. Alessandro, il tocco ancora per Marchisio che serve Lich. Lichtsteiner cerca la corsa di Dybala, Dybala cerca di incunearsi nelle maglie della difesa veronese. Verona che riparte con Pazzini. Pazzini, il tocco verso Bessa in profondità, colpo di testa Alessandro, supremo Marione Mandzukic per vie centrali a cercare il principino Marchisio che mette in movimento, cerca di mettere in movimento Dybala. Fares, Verde, il tocco verso Buchel. Buchel si destreggia sulla mediana, quindi Bessa. L'attacco del Verona, il tentativo di pallonetto, quindi Blaise Runner, Matuidi, il tocco verso Marchisio. Momento di studio da parte delle due squadre. Marchisio che aspetta la partenza da parte di Lich. Lichtsteiner che però viene fermato, quindi Verde. Fares, ancora il tocco in profondità, colpo di testa da parte di Sami Khedira. Lichtsteiner sull'out di destra, l'azione del trenino svizzero Lich, se ne va Lich, attenzione, primo attacco, sembrava un attacco importante da parte della Juventus, così non è, riparte il Verona, il tocco verso ancora Buchel, la sventagliata in avanti, colpo di testa cercato da parte di Benatia. È stato fischiato un fallo, non mi chiedete per cosa, perché sinceramente non lo so. Benatia, il tocco verso Khedira, che serve ancora Lich. Cerca di andarsene ancora Lich sull'out di destra. Viene fermato ancora il tocco, il pressing però vincente da parte della Juventus. Blaise, Matuidi, attenzione, Matuidi, Matuidi, sinistro! Blaise!
Blaise Matuidi al 17esimo tira fuori dal cilindro un sinistro che si va ad insaccare all'incrocio. Che gol di Blaise! Andiamo a rivedercelo, ragazzi, perché Blaise fa un gol pazzesco. Rivediamocelo. Giustamente FIFA ci propone il replay da tutte le angolazioni possibili et immaginabili. E la palla che va all'incrocio. Che gol Blaise! Che gol mai fatto Blaise! 17 sul cronometro, la Juventus passa in vantaggio. Inaspettatamente era una fase di studio con il gol di Blaise, runner Matuidi, Cerci, serve Pazzini, riparte subito l'Hellas, attenzione, tocco indietro, la chiude Benatia, quindi Dybala, Khedira, ancora a cercare Dybala, pallone però troppo facilmente intuibile, attacca Verde sul pallone che viene lanciato in area, colpo di testa da parte di Chiellini, quindi Lich sull'out di destra, Lichtsteiner che dispiega la sua corsa, Lichtsteiner, il tocco verso Dybala, attenzione Dybala, ancora Dybala, Dybala cerca di incunearsi, perché non tiri Delio, Benatia, attenzione, attenzione qui a Cerci, Cerci si libera facilmente, pareggio del Verona. Chiellini tarda l'uscita e Cerci fa 1-1. Calma. Azione Chiellini, va alle ortiche Chiellini e Cerci a tu per tu con Szczęsny, non perdona. 1-1, non è successo assolutamente nulla. Benatia, il tocco verso Lich, pareggia praticamente subito il Verona. Khedira, il tocco verso Dybala, attenzione a Dybala, ancora Dybala, 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 sinistro che lambisce il palo e va sul fondo. Partita che dopo, verso la metà del primo tempo, si è improvvisamente accesa. Attenzione qui adesso Romulo, il tocco ancora in profondità, la chiusura da parte di Blaise che cerca di servire Super Marioni Mandzukic che ha la reattività di un bratibo della Tanzania. Attenzione Cerci, Szczęsny ancora, poi attenzione l'errore pazzesco da parte di Blaise, come detto calma e gesso. Lich, comunque il Verona che dopo il gol si è subito svegliato, attenzione a Lich, il tocco in profondità a servire Higuain che cerca di mettere in movimento Dybala, il cui tentativo di incunearsi in area viene fermato, fallo laterale per la Juventus. Alessandro, ancora il tocco verso Mandzukic che mette in movimento Blaise, ancora che sfodera, esplode il destro stavolta, non il sinistro. Calcio di punizione adesso per l'Hellas Verona, alla battuta va Verde, il tocco verso Pazzini, Fares, ancora il pallone, la palla che arriva nella zona presidiata da Alessandro, quindi attenzione a Mandzukic, il tocco a cercare Dybala, quindi la chiusura da parte del principino Marchisio, il tocco indietro, Alessandro, serve Benatia, il pallone verso Lich, cerca la Juventus di ripartire, Lichtsteiner, ottimo qui il movimento del Pipa che mette in movimento sempre Dybala, Dybala sinistro sul fondo, il tentativo di sinistro da parte di Paulino Dybala, rivediamocelo, la palla che lambisce il palo e va sul fondo, si dispera la cosa, 1-1 sempre, il vantaggio di Blaise, il pareggio di Cerci, colpo di testa da parte di Khedira, quindi Dybala, 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 entra in area di rigore, Dybala sinistro, deviazione in calcio d'angolo, mi è parso, corner per la Juve, non abbiamo Pjanic, quindi mandiamo Dybala, la palla che arriva, viene anticipato, mi è parso il Pipa, poi attenzione perché c'è ancora questo pallone in profondità, la chiusura, poi ancora la Juve con Chiellini, Khedira,
Tocco ancora dentro a cercare Dybala. Riparte ancora l'Hellas. Abbiamo preso il pareggio che ci ha tolto qualche certezza. C'è stato un attimo di sbandamento. Attenzione ancora a Dybala che cerca di mettere in movimento Higuain. Higuain, il tentativo di imbucata da parte di Mandzukic che però non va a buon fine. Riparte l'Hellas. Benatia, Khedira, il tentativo di servire ancora Marchisio, ancora il Verona, finisce mai codesto primo tempo, siamo nei minuti di recupero, recupero interminabile, la chiusura da parte di Blaise, ancora Bukel, Romulo, la chiusura da parte del principino Marchisio che serve Alessandro, Khedira, il tocco verso Lic, si gioca ancora, incredibile, pallone in profondità per Dybala, 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 rincura, il cross, traversa pazzesca di Mandzukic, poi attenzione ancora palla viva e finisce finalmente il primo tempo, non finiva mai, 1-1 con la traversa pazzesca di Mandzukic negli ultimi istanti di partita. Gol di Blaise, il pareggio di Cerci. Andiamo subito. Tanto vedete qui le statistiche, il possesso palla decisamente a favore della Juve, i tiri in porta invece si equivalgono. Andiamo subito con la ripresa. Riparte il Verona. Riparte il Verona, Pazzini. Bukel, tocco laterale, ho visto già Lic che stava abbastanza sulle gambe, il tocco in profondità a cercare Pazzini, il tentativo di pressing da parte di Marchisio, tutto regolare, giustamente si prosegue, il tocco verso Benatia che serve Chiellini, il pallone verso Alessandro, Alessandro, il tocco per Blaise a servire Khedira. Azione manovrata, ragionata da parte della Juventus. Dybala, il tocco per Lic che mette in movimento dentro Higuain. Nicolas in calcio d'angolo. Ancora Juve, corner Juve. Dybala, la palla arriva. Non ci arriva nessuno, quindi Blaise Matuidi, il tocco per Marchisio che cerca l'imbucata per Khedira. Sinistro da parte di Khedira. Riparte il Verona, attenzione adesso a non sbilanciarci, Mandzukic, il tocco per Khedira che mette in movimento Alessandro, ancora attacco da parte della Juventus sulla sinistra con Alessandro, Alessandro se ne va dentro questo pallone, l'uscita da parte di Nicolas che poi si accinge al rilancio, colpo di testa da parte di Marchisio, Dybala a cercare Khedira che però non riesce ad intervenire su questo pallone, la chiusura da parte di Lic, quindi Marchisio, Dybala, il tocco dentro, Higuain a cercare Mandzukic che però non legge questa azione, allora ancora però la Juventus che domina, vediamo Blaise, il tocco per Higuain che cerca di mettere in movimento Dybala che si allunga il pallone, Nicolas pronto al rilancio, il tocco laterale su Fares, Bukel, Pazzini, il tocco ancora in profondità, qui attenzione perché così Cerci ci aveva uccellato nel primo tempo, poi attenzione Mandzukic, il tocco per Higuain che mette, cerca di mettere in movimento Dybala, non arriva il pallone a Dybala, allora riparte il Verona con Bessa laterale a servire Caceres, il pelado, attenzione ancora al tocco dentro, la chiusura, quindi pallone che non arriva nella disponibilità del Pipa, Bukel, Pazzini, la chiusura da parte di Khedira, ancora Khedira che serve Marchisio, il tocco verso Blaise, in avanti a cercare Mandzukic che mette in movimento Higuain, se ne va Higuain sull'out di destra, il cross sul secondo palo, anticipato poi Blaise, attenzione a Marchisio, sinistro, ancora Nicolas che arriva su questo pallone, poi la palla che viene sventagliata in fallo laterale, vado a fare le mie sostituzioni, sicuramente togliamo dal campo Lic che praticamente non ne ha più, mettiamo dentro Barzaglione come
terzino destro e poi sicuramente la corsa di Douglas Costa al posto di Mandzukic. Facciamo un cambio anche a centrocampo, buttiamo dentro Sturaro al posto di Sami Khedira. E andiamo quindi riprendiamo la nostra partita, il nostro pronostico che è più ostico pronostico, passatemi la ripetizione del solito. Ecco le nostre sostituzioni, il tocco adesso dentro per Blaze che tocca ancora indietro per il Marchisio, sempre Marchisio, sinistro, ancora Nicolas che va a deviare questo pallone a Juventus, che con i tentativi dalla distanza sta avendo ottime tentativi di sfondare, ma non riusciamo a segnare il gol del 2-1. Attenzione, il tocco dentro, Pazzini, Bukel, il tocco ancora a cercare lo stesso Bukel, quindi qui questo pallone dentro c'è stato, che cosa è stato fischiato? Non so che cosa sia stato fischiato, riparte comunque Szczęsny, il tocco verso Barzaglione. Barzaglia a mettere in campo il tentativo, il passaggio verso Sturaro, quindi Higuain, il tocco per Dybala, sinistro, palo! Dybala! 80 sul cronometro e la Juve fa finalmente 2-1 con Dybala, un'esultanza che non gli ho visto mai fare, speravo nella Dybala mask. Che gol di Dybala! Rivediamolo ancora in tutte le salse FIFA come il gol di Blaze. Dybala esplode un sinistro al fulmicotone che va all'incrocio, la Juve va in vantaggio all'ottantesimo. Ci rivediamo ancora anche la esultanza di Dybala sui cartelloni pubblicitari. La Juventus all'81esimo va finalmente in vantaggio dopo che abbiamo sfiorato il 2-1 in questa ripresa in un paio di occasioni con il principino Marchisio. Adesso vediamo di non fare vaccate dietro come nel primo tempo, anzi se possibile chiudiamo la pratica con il terzo gol. Attenzione, la chiusura però da parte di Sturaro, quindi il tentativo, la chiusura da parte del principino Marchisio, adesso l'attacco da parte della Juventus, il pallone in profondità, Douglas Costa dentro, Higuain tenta la forbice, la palla è ancora nella disponibilità da parte di Dybala, Dybala serve Barzaglione, Barzaglia ancora per Dybala, il cross dentro, Sturaro, un colpo di testa lentissimo sul quale Nicolas fa suo il pallone. Attenzione Romulo, da una parte dove non ci sono casacche bianco-nere, il tocco, palla in profondità, la chiusura da parte di Alessandro, quindi Higuain, forse c'è fallo, senza forse c'è fallo tutta la vita, riparte la Juve, ho fatto meno fatica con la Roma. Alessandro, il tentativo, che cosa mi fai Alessandro? Adesso speriamo che qua il recupero non sia consistente come nel primo tempo. Attenzione Romulo, e invece finisce qua la perla di Dybala all'81esimo che ci dà questa vittoria. Ecco qua l'abbraccio con Barzaglione, Cerci che aveva fatto 1-1 uccellando Chiellini e poi battendo Szczęsny, qualche fatica di troppo, qualche patema d'animo di troppo, ma questo pronostico FIFA finisce così con la vittoria della Juve. Come sempre, like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale qualora non lo abbiate ancora fatto, ci vediamo nel post partita con la mia consueta live reaction per l'ultima, intanto ci rivediamo il gol di Blaze, per l'ultima live reaction nell'anno solare dell'anno Stormy 2017, come sempre fino alla fine, vamos Juve, ciao a tutti. Ciao.